Siamo a Milano per un incontro con la stampa che ha fatto il punto sul generico degli Omega 3 che è reso disponibile da poche settimane e che ci dà modo di parlare più in generale dei farmaci generici, dei farmaci equivalenti e delle loro specificità. Facciamo il punto di questi temi col professor Alessandro Mugelli, ordinario di farmacologia, direttore del Dipartimento Neurofarma, Neuroscienze presso l'Università di Firenze. Allora, prof, la prendiamo un attimo da lontano, ma poi dopo arriviamo allo specifico. Innanzitutto, che cos'è esattamente la bioequivalenza? Quindi quando due farmaci, un generico e un brand, possono essere definiti bioequivalenti? Allora, naturalmente noi parliamo di sostanze che hanno la stessa composizione, lo stesso principio attivo. Allora, per documentare che una sostanza ha la stessa efficacia terapeutica, in questo caso basta documentare che le concentrazioni che si raggiungono nell'organismo sono equivalenti, bioequivalenti. Se esiste questa bioequivalenza, per definizione gli effetti saranno gli stessi e quindi avremo anche una bioequivalenza terapeutica, un'equivalenza terapeutica. Naturalmente per dimostrare la bioequivalenza ci sono delle normative, occorrono fare degli studi, normalmente sono degli studi fatti in volontari sani con un disegno crossover che consentono, dopo somministrazione singola o somministrazione multipla, di documentare che la concentrazione massima e il tempo necessario per raggiungere questa concentrazione massima stanno in un certo range che normalmente per convenzione si considera tra l'80 e il 125%. Quindi una volta documentata per sostanze di questo genere la bioequivalenza, possiamo avere l'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'AIFA e quindi abbiamo a disposizione un farmaco bioequivalente o generico del prodotto di riferimento. Ecco, qui è stato presentato il generico degli Omega 3. Quali sono le difficoltà nella dimostrazione della bioequivalenza? Lei appunto ne ha accennato nel corso della sua relazione. Beh, gli Omega 3 sono, come tutti sappiamo, presenti nella dieta, nell'alimentazione. Quindi è evidente che ciascuno di noi ha dei livelli plasmatici e nelle membrane delle proprie cellule di omega 3 che può essere variabile in funzione del tipo di alimentazione. L'altra complessità è determinata dal fatto che una volta assorbiti queste sostanze si sciolgono nelle membrane cellulari e quindi la loro cinetica è una cinetica molto complicata da studiare. L'azienda che ha prodotto questo generico ha quindi dovuto fare degli studi di una certa complessità per dimostrare la bioequivalenza e questo è sicuramente un merito perché questo tipo di studi non sono alla portata ovviamente di tutti, hanno richiesto la competenza di esperti, di farmacologi clinici che hanno creato le condizioni per poter studiare al meglio la bioequivalenza di queste sostanze. Senti, professore, di omega 3 se ne parla tanto, addirittura anche in certi prodotti alimentari c'è scritto aggiunto con gli omega 3, ma qual è il loro significato farmacologico e quindi quello clinico oggi dopo insomma, diversi anni dalla loro disponibilità? Cosa portano in cardiologia come valore aggiunto? Allora, noi sappiamo da studi epidemiologici, da studi di intervento, da studi osservazionali che la presenza, l'utilizzo di omega 3 ha un effetto benefico nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. I dati che documentano che ad esempio il consumo di almeno una volta alla settimana di pesce azzurro nella prevenzione delle malattie cardiovascolari sono veramente imponenti. Nelle malattie cardiovascolari evidentemente non parliamo più di supplemento con la dieta o con integratori. Abbiamo bisogno di farmaci e le documentazioni che gli studi clinici hanno dato sono state ottenute giusto appunto con farmaci che contengono quantità definite di alcuni di questi omega 3, DHA e EPA, e ci sono delle dimostrazioni importanti del loro effetto benefico nella prevenzione degli eventi cardiovascolari. Ci sono dimostrazioni di un'azione antiaritmica, ci sono dimostrazioni che fanno sì che i farmaci siano disponibili attraverso il sistema sanitario nazionale in certe determinate condizioni, addirittura
non a carico del cittadino, quindi sono rimborsati dal sistema, a documentazione del fatto che queste azioni sono documentate dalla ricerca clinica in maniera assolutamente incontrovertibile.